Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report arriva ormai purtroppo come di consueto con un ritardo clamoroso. Siamo a ben oltre i 2 mesi dall'ultimo report, me ne scuso, però altrettanto come di consueto questo ritardo ha una motivazione. La motivazione stavolta ha del rivoluzionario. Davvero del rivoluzionario. Non vedo l'ora di parlarvene, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Si tratta di una rivoluzione che coinvolge tantissimi progetti, alla fine va a modificare anche il cuore pulsante della Vertical Green Productions. Ci sono tantissime cose da dire, lo anticipo già, sarà un report più lungo del normale. Vi ringrazio in anticipo per la pazienza. Prendiamola però un po' alla larga, perché è una rivoluzione che è iniziata sotto traccia, inconsapevolmente, e poi via via ha assunto una connotazione più conscia, più consapevole, quindi più attiva. Partiamo da Kerberos. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, si tratta del nuovo progetto della Vertical Green Productions a carattere esclusivamente musicale, con la produzione di diversi album rock, blues, progressive, sperimentali, che sono dei concept album, cioè degli album musicali i cui brani sono piccoli episodi di una trama unica. Kerberos però si spinge più avanti, perché anche ogni singolo album costituirà un episodio di una maxi storia che verrà raccontata di album in album, nella realizzazione di quella che, se non è l'unico esempio, è sicuramente uno dei pochissimi casi di concept discography di sempre. Insomma, un progettino senza grosse pretese. Ora, il lavoro su Stereo Dreams, l'album di debutto di Kerberos, procede molto bene. Sono già stati realizzati 4 dei 10-12 brani che comporranno la tracklist, e da qualche giorno, settimana, complice anche il recente mio compleanno, il parco strumentazioni della Vertical Green Productions si è arricchito di un nuovo giocattolino che in realtà stavo corteggiando da diversi mesi, un H4N Pro della Zoom, cioè un registratore portatile audio di fascia molto alta, altissima, quasi top di gamma, quindi comunque una strumentazione professionale, che mi permetterà di accrescere notevolmente la qualità delle registrazioni audio, sia per quanto riguarda la componente cinematografica del mio lavoro, che, come in questo caso specifico, per le produzioni musicali. In bundle con questo aggeggino ci sono anche due software per la creazione di musica, Cubase e Wavelab. Il primo è un software per la creazione di musica elettronica e l'altro è un software disegnato specificamente per il mastering, cioè quell'operazione di pulizia, equalizzazione, effettistica e quant'altro che dà un'infiocchettatura, diciamo così, professionale alle composizioni. Ora, con la possibilità di poter mettere mano a questi due software, soprattutto a Wavelab, che mi permetterà di effettuare il mastering, che è un'operazione fondamentale trattandosi di un album musicale. Io fino a questo momento non effettuavo il mastering perché, anche se la musica per i miei film risultava leggermente sporca, con la colonna sonora proprio dei suoni ambientali del film, la cosa veniva un po' mitigata. Adesso, uscendo con un album esclusivamente musicale, non mi posso più permettere questo lusso. Quindi, ora, potendo mettere mano, come dicevo, a questi due software, cambierà probabilmente un po' anche tutto l'iter produttivo fin qui svolto per Kerberos e per Stereo Dreams. Perché dico questo? Perché sono due programmi sviluppati dalla stessa casa produttrice e che sono abituati quindi a lavorare in sinergia, in un flusso di lavoro unico. E quindi molto probabilmente, usando Wavelab, mi converrà usare Cubase per la creazione della musica e quindi traslare tutta la produzione musicale da Fruity Loops a Kerberos.
Cubase. Dico questo perché questo processo di transizione vorrà dire imparare del nuovo software e quindi potrebbe allungare i tempi di release di Stereo Dreams, che a oggi è previsto per fine 2019 e potrebbe rispettare la deadline, ma potrebbe anche essere posticipata a metà 2020. Io non prevedo tempi troppo lunghi di adattamento da un software all'altro, prevedo una curva di apprendimento non troppo ripida, anche perché sono 10 anni che uso Fruity Loops, è un programma professionale di creazione di musica, quindi il passaggio da un programma professionale all'altro non dovrebbe essere così traumatico, essendo questi software generalmente molto simili l'uno all'altro, differenziandosi per funzionalità e flussi di lavoro diversi, quindi insomma non dovrebbero esserci ritardi clamorosi. Spero di non essere smentito. In ogni caso, nei prossimi report, nelle prossime settimane e mesi, vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi della produzione di Stereo Dreams. E rimanendo in ambito musicale, parliamo di Gardens Space Opera. Anche qui, per chi si fosse perso le puntate precedenti, si tratta della collaborazione tra il sottoscritto e il compositore Manuel Chieregato, volto a realizzare delle video installazioni artistiche basate sul progetto musicale di Manuel, che definire titanico è dir poco. Sono 28 grandi composizioni musicali basate sui giardini descritti dal professor Duccio Demetrio, giardini che però sono descritti non in senso botanico ma in senso interiore, spirituale, allegorico, simbolico. La trasposizione cinematografica visiva di questi giardini necessitava all'origine di una sorta di cornice pseudo-narrativa che facesse un po' da collante tra tutti questi giardini, e ho pensato quindi di confezionare un background narrativo fantascientifico, facendo diventare Gardens una space opera dal gusto vintage, in cui in una galassia lontana, in cui i pianeti che compongono appunto questa galassia sono estremamente distanti l'uno dall'altro, tanto che il viaggio più breve possibile tra un pianeta e l'altro dura almeno 10 anni, con tutte le problematiche di trasporto merci, persone e informazioni che queste enormi distanze comportano, e a un certo punto il pianeta capitale non riceve più informazioni, non riceve più notizie dalle altre 28 colonie, e quindi invia delle sonde esplorative per riuscire a capire che cosa sia successo. Questo è il background narrativo, questo canovaccio narrativo che tiene insieme tutti i 28 Gardens di questa space opera. Ovviamente chi mi conosce, ma lo dico anche a chi non mi conosce, il sottoscritto non è capace assolutamente di rimanere con dei canovacci così labili. Io amo, anzi adoro, infarcire il mio lavoro di dettagli anche minuscoli, mettere tonnellate e tonnellate di situazioni, dati, piccolezze che danno colore, danno vita e forza a ciò che faccio. E quindi anche in questo caso, questo canovaccio, trattandosi poi di una galassia di 28 pianeti, tutti diversi tra loro, era inevitabile che la mia mente, indipendentemente dall'utilità di questa operazione, cominciasse a aggiungere contenuti. E quindi a un certo punto mi sono ritrovato a disporre di una mole sterminata di nozioni, di elementi, di cui non sapevo che uso fare, perché all'interno di queste video installazioni artistiche non possono entrare, essendo una sorta di pseudo documentari fantascientifici, in cui l'evocazione, in cui la pura immagine, il quadro in movimento musicato da Manuel la fa da padrone. Quindi insomma essere molto analitici non paga in quella forma. E allora ho cominciato a trascrivere tutta questa serie di dati che stavo creando, ed è venuta l'idea di aprire una terza via di pubblicazione per i Gardens che potesse contenere tutti questi dati. Dopo i successi espositivi di Milano e Torino, il collettivo Libra, composto dal sottoscritto, da Manuel Chieregato e Tiziana Comis, quest'ultima in veste di project manager, sta lavorando a
trovare altri spazi espositivi dove mettere in mostra Alpine, il primo dei gardens realizzati in forma di videoinstallazione. Ci sono musei e gallerie molto interessanti e interessate a mettere in mostra appunto Alpine. Non è un lavoro né semplice né a breve durata, perché non si deve solo parlare con i curatori di gallerie, ma bisogna anche parlare con i consigli di valutazione, con eventuali sponsor. Insomma, c'è molta 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 burocrazia, però ci sono delle situazioni potenzialmente molto valide e interessanti di cui vi darò conto nei prossimi report. E poi c'è la seconda via di pubblicazione, che riguarda la pubblicazione e della musica di Manuel Chiaregato, che può essere ascoltata e acquistata su Bandcamp. Metto i link in descrizione. E su Gumroad invece la versione in DVD, la versione video di Alpine. La terza via di cui sto parlando è una via di pubblicazione standard a libro. L'idea è quella di realizzare delle vere e proprie monografie di ognuno di questi pianeti. Ogni libro verrà realizzato in un'edizione di pregio, rilegato, cartonato, con in allegato il DVD del pianeta specifico, con all'interno nozioni di storia, geografia, politica, religione, biologia, scienza, con un livello di dettaglio pazzesco, perché poi io sono matto in questo senso. Ci sono addirittura delle bibliografie, ovviamente finte, di libri di studiosi fittizi con le loro biografie. Cioè, si sta creando davvero un mondo parallelo, una lore, un background narrativo gigante. Io sono affetto da gigantismo creativo, però questo credo che potrà fare la felicità di tutti i collezionisti e degli appassionati di fantascienza, perché appunto saranno libri di 50 pagine ognuno, pieni zeppi di notizie su questi pianeti, corredati da foto, immagini, diagrammi e mappe, non ultima la mappa della galassia, che è già in allegato con il DVD in vendita su Gumroad, che da una parte è una mappa stellare con tutti i pianeti e con alcune notizie generali circa le fazioni politiche che governano questa galassia e cenni della storia della costituzione di questa confederazione di pianeti, ma funge anche e soprattutto da piano dell'opera generale. Si tratta di un progetto questo molto vasto, quindi la pubblicazione del primo volume di Alpine non è a oggi all'ordine del giorno, perché sto raccogliendo le idee, i dati, sto strutturando tutta la narrazione in generale, però insomma anche qui con i report successivi sarà possibile avere molte notizie in più su questa nuova e per me incredibile nuova pubblicazione per quanto riguarda i Gardens. E fin qui vi potreste chiedere: ma dove sta questa rivoluzione? Ecco, quello che vi ho detto fino a questo momento riguarda la rivoluzione inconsapevole, inconscia. E forse alcuni di voi già avranno capito dove voglio andare a parare. La Vertical Green Productions è nata nel 2011 in concomitanza con la produzione di Rewind, il mio primo cortometraggio, ed è stata creata per, all'epoca, dare un tono al film e fare finta che ci fosse una produzione seria alle spalle, quando invece eravamo 4-5 scalzacani qualunque che avevano creato questo cortometraggio. La Vertical Green da allora è cresciuta moltissimo. Ricordo che qualche tempo fa qualcuno mi contestò il nome, Vertical Green Productions, dicendo: ma sarebbe meglio Vertical Green Films, Vertical Green Movies. Il termine Productions venne messo a istinto. E non volli cambiarlo, anche a seguito di questa contestazione. E potete rendervi conto, in base anche a quello che vi ho appena detto dall'inizio di questo report, quanto la Vertical Green sia cambiata, nel tempo, e quanto abbia ampliato il proprio raggio d'azione. Non si tratta più soltanto di film, cortometraggi e webserie, come agli inizi. Oggi produciamo anche, album musicali, video installazioni artistiche e
a breve anche pubblicazioni, diciamo, enciclopediche, perché la pubblicazione dei libri di Gardens Space Opera sarà una vera e propria enciclopedia galattica, non per autostoppisti, insomma, ma la nostra ambizione ha dei freni ogni tanto. E questi cambiamenti sono stati per lo più inconsapevoli fino a qualche tempo fa, a poco tempo fa in effetti, tanto da stupirmi in maniera poderosa, clamorosa, come accorgersi che c'è un elefante nel soggiorno da diversi anni e non l'hai mai visto, ecco, qualcosa di questo tipo. Quando ho cominciato a rendermi conto di quanto la Vertical Green stesse esplorando nuovi ambiti espressivi così lontani per quanto contigui a quelli cinematografici, ero in compagnia di mio fratello, un fratello più giovane, con il quale condivido un sacco di passioni, dal cinema ai videogiochi, ai cartoni animati, alle serie TV, ai fumetti, e ci trovavamo come spesso accade, più spesso in questi 2 mesi estivi, perché il lavoro fisiologicamente rallenta per quanto riguarda le produzioni cinematografiche, e quindi ho più tempo da poter dedicare ad amici e parenti. E allora mi trovavo con mio fratello a parlare di quando qualche anno fa, in realtà molti anni fa, ci interessammo per un periodo alla produzione di videogiochi, in forma molto amatoriale. Un interesse che io poi abbandonai quasi subito perché avevo altre piste espressive da esplorare. Poi non ho una mente da ingegnere, da sviluppatore tecnico, non ho probabilmente quell'abilità e quindi mi annoia in fretta. Mentre invece mio fratello la sviluppò, la coltivò nei mesi, anche negli anni, diventando molto bravo. E quindi ci siamo trovati qualche settimana fa a parlare del più del meno, della nuova serie TV che stavamo guardando, del film che stava uscendo e che avremmo voluto andare a vedere, e siamo capitati nel discorso appunto dei videogiochi, della produzione di videogiochi, ed è venuto fuori quanto gli sarebbe piaciuto sviluppare un videogioco, avendone la capacità, ma non avendo però un progetto ampio e strutturato da sviluppare. E mi sono accorto che dal canto mio invece avevo molti, e ho molti, progetti ampi e strutturati da sviluppare, ma per molti di essi non ho idea di come svilupparli a livello proprio tecnico. La lezione di Off, ve lo ricordate Off? Per chi non se lo ricordasse, consiglio di andare a guardarsi i trailer sul mio canale. Insomma, quel progetto di cartone animato così grande, così anche qui affetto da gigantismo, non poteva essere sviluppato da una sola persona a cartoni animati. Ecco, quella lezione lì ho faticato a impararla, e infatti altri progetti di quel tipo potevano subire lo stesso destino. Non ultimo Red Random, quel progetto di cui vi ho parlato diversi mesi fa e di cui poi non vi ho più fatto sapere nulla, proprio perché, pur essendo un progetto a cartoni animati molto più semplificato rispetto a Off, comunque si tratterebbe di un progetto a cartoni animati sviluppato da una sola persona, non sarebbe fattibile né tecnicamente né da un punto di vista di tempistiche di realizzazione umane. E quindi Red Random non ve ne ho più parlato perché stava scivolando nello stesso oblio in cui era già caduto Off. Con questa scoperta di una passione comune, cioè quella di produrre un videogioco, io e mio fratello abbiamo cominciato a parlare di come avrebbe potuto essere quel videogioco, cosa inserirci, come tecnicamente realizzarlo. E allora, pian piano, rimossa fin da subito l'idea di creare un progetto ad hoc per un videogioco, ho cominciato a pensare a come adattare il plot originario scritto per Red Random, scritto al 70%, ormai si era già a buon punto, in ambito videoludico. E ho scoperto che quel 30% di trama che ancora non avevo scritto, e che non avevo scritto perché c'erano dei problemi tecnici nella realizzazione poi pratica di quelle idee che sarebbero dovute essere risolutive della trama, e quindi erano il motore vero e proprio della storia, trasposte in ambito videoludico, tutta la trama assumeva, con ovviamente degli adattamenti, di cui vi parlerò prossimamente, quasi
quegli elementi trama mancanti in ambito videoludico invece diventavano e sono diventati quasi scontati, perché sono innestati all'interno di un'esperienza di gameplay. E quindi Red Random a oggi è ufficialmente in pre-produzione, siamo in una situazione ancora distante da entrare ufficialmente in una produzione avanzata, però siamo in una fase di pre-produzione di Red Random come videogioco. Ed è un progetto al quale non avrei mai pensato di lavorare qualche tempo fa. Ne sono stupito, compiaciuto, anche un po' intimorito, diciamo la verità, perché poi è un progetto che verrà sviluppato sostanzialmente da due persone. Il sottoscritto si occuperà della parte, diciamo, artistica, la trama, il visual design, le musiche, mentre mio fratello si occuperà dello sviluppo, del level design, di tutto ciò che comporta la creazione tecnica di un videogioco. Però sostanzialmente saremo due persone, quindi verosimilmente Red Random è un progetto che non vedrà la luce prima di 2-3 anni, quindi insomma è un progetto a molto lungo termine. Però è il senso di questo progetto che ha fatto scattare la consapevolezza della rivoluzione in atto della Vertical Green Productions. Facciamo un ripassino veloce. La Vertical Green nasce come casa di produzione di film, cortometraggi e webserie. Oggi, a corredo di queste attività, si occupa anche di produzione di album musicali, di video installazioni artistiche e di libri. E adesso si aggiunge anche un videogioco. La lampadina che mi si è accesa in testa non era più soltanto una, erano decine, centinaia di luci. E ho cominciato a muovermi consapevolmente, seguendo questa nuova tendenza espressiva verso l'esplorazione di altri medium sui quali portare i miei lavori. Questa rivoluzione che sta riguardando tantissimi progetti, sia passati che presenti che futuri, mi ha portato a decidere di esplorare diversi medium espressivi, quanti più possibile a questo punto, e c'è un progetto di cui ho parlato poco fa, un progetto che quelli che mi seguono da molto tempo conoscono benissimo, un progetto che ho dovuto abbandonare mio malgrado dopo molti mesi di lavoro di pre-produzione, con schizzi, bozzetti, sceneggiature già pronte, modellazione e animazione 3D di ambienti, di set virtuali, chili e chili di fogli su cui erano disegnati i personaggi. Era un progetto a cartoni animati clamorosamente grande, ipertrofico, il capolavoro che inseguo da anni. E non sto scherzando, non è un'esagerazione. Quel progetto è off. È un progetto la cui cancellazione, non lo nascondo, ma non l'ho nascosto neanche tempo fa, ha determinato tutta una serie di considerazioni su me stesso, sul mio lavoro. Quel fallimento, quell'ammissione di fallimento, ha portato a un anno di pausa, un anno e più di pausa dai lavori della Vertical Green, minacciando anche di non tornarci mai più. Il punto è, come ho già spiegato in altra sede, Off è stato anche quel progetto il cui abbandono mi ha poi portato a capire davvero, è una cosa che già sapevo a livello mentale, era una cosa che già sapevo a livello intellettivo, ma nelle viscere non lo avevo ancora sentito in maniera così forte. Off, dicevo, è quel progetto che mi ha portato a capire profondamente la differenza tra il fare qualcosa e essere qualcosa. Quindi è tra il fare il regista cinematografico, fare l'autore di storie, e essere un regista cinematografico o un autore di storie. Ed è una differenza sostanziale, non voglio apparire presuntuoso, ma io mi sono reso conto che dopo quell'anno in cui non ho più fatto niente, inevitabilmente ci sono ritornato. Perché sono quella roba lì. E sono passati quasi 10 anni da quando ho fondato la Vertical Green Productions e non ci ho fatto grossi guadagni. Quindi è una cosa che faccio a prescindere dal guadagno, dal soldo, è una cosa che emana da me in maniera incontrollabile e senza poter scegliere se farlo o meno. Quindi Off veramente è stato ed è uno dei progetti più importanti
ai quali mi sono dedicato ed è stato il progetto più doloroso da lasciare indietro. Questa rivoluzione comporta, come ho detto, l'esplorazione di nuovi medium espressivi. Off ha un grande lavoro alle spalle ed è un lavoro che è lì, non è cancellato, non è distrutto e anzi può essere riutilizzato. Off è un progetto che non posso lasciare andare, non posso lasciare indietro e quindi, essendo un progetto che ha già del lavoro alle spalle, già fatto, deve solo essere ripreso, magari riadattato un pochino, rimaneggiato, ampliato. Off verrà riconvertito come Red Random è stato riconvertito e come magari altri progetti in futuro verranno riconvertiti, adesso ancora non lo so, ma verrà riconvertito in una graphic novel, cioè in un fumetto. L'idea di riconvertire Off in una graphic novel prende spunto dalla consapevolezza, del fatto che la Vertical Green non si sta più solo occupando di cinema, ma di narrazione in senso, generale, esplorando diverse strade. E prende a prestito l'idea di pubblicare i Gardens in forma di volumi. È un'idea che si è palesata da pochissimo, quindi non è ancora stato fatto nessun tipo di intervento attivo sul lavoro fatto in precedenza, però posso dirvi che Off verrà sviluppato esattamente come sarebbe stato sviluppato in forma di serie a cartoni animati, quindi con scenari modellati in 3D e personaggi disegnati a mano. Quindi diciamo che il visual design generale di Off rimarrà pressoché invariato, soltanto non avrà il beneficio dell'animazione e della musica. Posso ipotizzare che Off potrebbe essere un one shot, quindi un volume unico di almeno 200 pagine. Oppure una serie, una miniserie di volumi, comunque di 200 pagine l'uno, pressa poco, quindi sarà comunque una cosa molto corposa. Però ecco, non so darvi altri dettagli in merito perché, lo ripeto, è un'idea che è arrivata come una folgore veramente pochissimi giorni fa. Io ne sono entusiasta, non so se riesco a trasmetterlo o forse se lo trasmetto troppo. Insomma, diciamo che ecco. La rivoluzione di cui vi volevo parlare consiste proprio in questo, in presa di coscienza del fatto che la Vertical Green si occupa di raccontare storie in qualsiasi modo possibile e che quindi questa rinnovata libertà, perché poi Vertical Green Productions significava produzione di film, cortometraggi e webserie, inconsciamente era un limite che mi ponevo. Era un limite a non esplorare altro, che poi sono tutta una serie di ambiti, quello musicale, quello letterario, quello dei fumetti, soprattutto quello dei fumetti, perché io sono nato artisticamente come fumettista, come sceneggiatore e disegnatore di fumetti. Ambiti che fanno parte di me, che mi piacciono e che ho già esplorato in passato, ma che non ho mai convogliato tutti quanti nella stessa, diciamo, professione. Ora questi limiti mentali, questi limiti anche inconsci, non erano voluti, sono crollati. E quindi anche quei progetti che potevano essere impossibili da realizzare in quella forma possono trovare una nuova vita in un'altra. E questo per me è clamoroso. Probabilmente lo è per me e basta, però ha del clamoroso. È qualcosa che è un rinascimento, è un qualcosa di fenomenale. Io posso ritrovare un progetto che mi ha strappato il cuore, è stato straziante abbandonarlo, lo posso ritrovare rinnovato, magari anche con dei valori aggiunti, perché in forma di fumetto sarà molto più facile per me tecnicamente realizzarlo, quindi certe soluzioni, come per Red Random, che non erano realizzabili in forma di animazione, invece in fumetto, così come in videogioco, troveranno delle vie molto più interessanti e spettacolari in termini di messa in scena. Quindi, insomma, io davvero sono stupito da ciò che sta avvenendo, da ciò che ha cominciato ad avvenire in maniera inconscia, senza che assolutamente me ne accorgessi, e sono contento di aver avuto la presenza di spirito. Un po' mi batto la spalla da solo, avete pazienza, però aver avuto la presenza di spirito di non oppormi.
a questo cambiamento, di non vederlo come uno snaturamento di ciò che stavo facendo, ma anzi un arricchimento incredibile. E quindi di accompagnare il movimento che mi stava portando in una direzione, lo ripeto per l'ultima volta, alla nausea, rivoluzionaria. Rivoluzionario. Io da questo momento in avanti non so che cosa accadrà, ci sono tantissime cose da sviluppare, questo report veramente lunghissimo, vi chiedo scusa, ma vi ringrazio per la pazienza, questo c'è talmente tanta roba da fare, da pensare, da immaginare, che è quasi soverchiante, ok? Mi sento un po' intimidito da questa situazione, però è bellissimo. È pionieristico per me, è esplorare territori nuovi, rimanendo sempre sulla stessa autovettura, ma esplorando nuovi paesaggi. Wow! Rimando ai prossimi report per notizie e aggiornamenti su tutti questi progetti, su altri che probabilmente verranno fuori o verranno riconvertiti, quindi attenzione, ci sono probabilmente progetti di cui ho parlato anche solo una volta di sfuggita e che stanno per rientrare in gioco in forma diversa. E niente, io vi ringrazio per l'attenzione, davvero siete stati pazientissimi, perché questo report è veramente troppo lungo per gli standard di YouTube. Già i miei report normali sono troppo lunghi, questo è veramente esagerato, però se siete arrivati fino alla fine avete tutta la mia gratitudine. Io come sempre vi invito a visitare il sito internet verticalgreenproductions.com e a seguire, mettere mi piace, cuoricini e quant'altro sulla pagina Facebook e sul canale Instagram per avere tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle nostre produzioni. Vi invito a visitare lo shop online della Vertical Green su Redbubble per farvi e farci un regalo acquistando uno degli innumerevoli oggetti di merchandising presenti sulla piattaforma, griffate Vertical Green Productions e con le grafiche delle nostre produzioni. E vi lascio con un'ultima chicca che mi sono tenuto da parte come digestivo dopo un pranzo gargantuesco. Si tratta di Stereo Dreams. Visitando la pagina di Kerberos su Bandcamp potete ascoltare Hell's Border, il brano di cui vi avevo fatto sentire qualche tempo fa un piccolo estratto. Ora lo potete ascoltare nella sua versione completa, ancora demo perché non c'è il mastering e tutto quanto, quindi è una versione abbastanza grezza, però la potete ascoltare in versione completa, in maniera completamente gratuita. Chi volesse dimostrare il proprio appoggio e apprezzamento per il progetto Kerberos può acquistare il brano a un prezzo simbolico di 1 euro. Quindi buon ascolto e aspetto anche i vostri feedback al riguardo. Grazie ancora per l'attenzione, la rivoluzione è in atto, ci saranno un sacco di novità nei mesi a venire, io sono felicissimo, penso che si veda, e non vedo l'ora di discutere con voi di queste novità e di sentire il vostro parere. Grazie per l'attenzione e a presto. Ciao!